La riorganizzazione amministrativa dell'ente non può però prescindere, assessore, anche dal discorso relativo alla pianta organica. Lei ha ricordato che in questo momento i dipendenti del comune sono pochi. Assolutamente sì, è la fotografia del reale, non è una presa di posizione politica, ma in qualche modo è il voler raffigurare quella che è la situazione nella quale operiamo quotidianamente. Anzi, mi consentite di ringraziare così tutti quanti i dipendenti, i dirigenti, le posizioni organizzative che quotidianamente continuano a portare avanti i servizi dell'ente. È necessario dare una scossa che passa per due binari distinti, ma comunque comunicanti. Il primo era la riorganizzazione, l'avevamo detto. Ci avevamo lavorato, è stato il primo impegno che ho assunto al momento in cui mi sono insediato e quindi senza retorica, senza slogan, abbiamo lavorato a far sì che la riorganizzazione consentisse di creare delle aree e non più dei settori che consentissero di dare risposte concrete nel minor tempo possibile ai cittadini, rendere comunicanti quei servizi intersettoriali che in qualche modo necessitano di dover dialogare nel quotidiano per poter far sì che la risposta sia concreta e immediata nelle mani del cittadino e quindi abbiamo riorganizzato l'ente. Non operando una semplice rotazione dei dirigenti, ma piuttosto ristrutturando i servizi e facendo sì che fossero omogenei all'interno delle aree per dare delle risposte. Evidente, lo capiscono tutti, che il risultato più significativo è quello di aver riportato a sette le figure dirigenziali, avendo sdoppiato quello che volgarmente definiremmo i lavori pubblici dall'urbanistica, che poi urbanistica non è, ma è la riprogrammazione, è la rigenerazione urbana, la pianificazione della ricostruzione sul territorio anche a seguito dell'emergenza sisma e quindi quell'unità, quell'area si dedicherà assolutamente a far sì che siano accelerate le pratiche di ricostruzione sulle quali tante volte si è espresso già il sindaco a rappresentanza di un'intera comunità politica che è questa maggioranza. L'altro aspetto, evidentemente, come dicevi, è il rimpinguare le risorse umane che lavorano all'interno dell'ente. Quindi già settimana prossima presenteremo il nuovo piano del fabbisogno che ad oggi ha visto dei revisori dei conti e con il quale andremo a bandire le procedure di concorso che consentiranno di andare ad incrementare in maniera significativa quelle che sono le risorse umane, le persone, il personale che lavora all'interno dell'ente e che abbraccerà tutti quanti i settori. Qual è il fabbisogno organico oggi dell'ente? Oggi la pianta organica dell'ente si attesta intorno alle 230 unità omnicomprensive, quindi comprensive di dirigenti e di tutti comunque coloro che operano all'interno dell'ente, fossero a tempo determinato, progetto e quant'altro. È ovvio che senza fare paragoni, ma se andiamo a verificare quelle che sono le piante organiche, già solo delle partecipate che operano sul territorio, a prescindere dal colore politico, abbiamo dei numeri evidentemente più alti, con delle responsabilità degli ambiti di intervento differenti rispetto a quello del comune. Quindi è necessario che anche il comune torni ad assumere in maniera significativa, torni ad investire anche sul personale, perché non è una spesa, ma piuttosto un investimento, perché significa efficientare la macchina e quindi arrivare a dare delle risposte in maniera più rapida agli stessi cittadini. Quello che oggi è una pratica che viene lavorata da una sola persona, evidentemente ha dei tempi più lunghi se la stessa pratica fosse lavorata da due.